Wow, amici appassionati di gaming e non di Hearthstone. Sto scherzando, chiaramente ragazzi, questo canale tratterà tutto tranne che Hearthstone. Qua Hearthstone è bannato, non si può parlare di Hearthstone. Non voglio sentire una volta dire Dottor Boom in questo canale, sennò finisce male. Chiaramente sto scherzando ragazzi, questo è un canale completamente dedicato ad altro, a qualsiasi altra cosa non sia Hearthstone. Il primo canale rimane quello, in questo tratteremo tutt'altro. E oggi, visto che siamo qua come primo video, con l'apertura del Duca II, molto nobile anche come cose, quindi mi piace chiamarlo secondo questo canale e non due o altre diciture del genere, andremo a vedere qualche scatola della collezione personalissima e segretissima del Duca di videogiochi, visto che siamo qua e che su questo canale tratteremo sicuramente giochi diversi da quello che appunto è Hearthstone. Vi dico già che in cascina ho FIFA 16, in cascina ho Heart of Stone, che chiaramente assomiglia molto ad Hearthstone, ma è un'altra cosa, l'espansione per The Witcher 3 che è imminente, 13 ottobre esce, Rocket League, tanti giochi free to play, tanti giochi, diciamo, anche affrontare magari in maniera diversa i giochi di una volta con le nuove rifiniture odierne. Ci sono tantissimi giochi che sono usciti in versione aggiornata, in versione rimodernata, in HD per capirci. E partiamo subito da dei giochi che appunto sono stati rimodernati e rifatti in HD e sono la collezione personalissima del Duca. Ci sono Monkey Island 1 e Monkey Island 2. Questo addirittura, ragazzi, c'è ancora la carta, c'è ancora sulla plastica, quindi non si può neanche aprire. Per molti di voi non varranno nulla, queste sono due tra le migliori avventure grafiche, tra i migliori giochi in generale di sempre. Vedete che c'è ancora la ruota dei codici spettacolo, il manuale della CTO, che è una delle aziende distributrici videogiochi negli anni 90, che è fallita, e poi i dischetti. Questi sono i dischetti che si usavano una volta, ragazzi, forse molti di voi non sapranno neanche cosa sono. Prima dei CD, prima dei DVD, prima di molte altre cose c'erano questi dischetti qua che si inserivano e mi sembra che tenevano tipo 1,8 MB di spazio, qualcosa del genere, veramente pochissimo. Questo è un gioco che è uscito nel 1990, poi sono state diverse variazioni. Questa è la versione a 256 colori, poi c'è la versione anche un po' più bella, un po' più definita. Quindi Monkey Island 1 e Monkey Island 2, qua si fa già un tuffo veramente nella storia dei videogiochi originali a casa del Duca. Non venite a rubarmeli, perché questi sono veramente giochi fondamentali per quanto mi riguarda, per la mia infanzia e per la mia appunto crescita videoludica fondamentale. Un altro gioco che non potevo non mostrarvi è sicuramente Quake, al contrario, Quake, il primo Quake, veramente uno, il miglior Quake sicuramente della serie, forse il 2 io quello che preferisco, ma il 2 non ho più la scatola. 96% di voto, un lavoro da puro genio, Quake il primo, uno dei primi giochi che ho giocato online insieme a Duke Nukem 3D, che è stato il primo gioco che ho giocato online. Non c'era la possibilità di giocarlo online, ma tramite una piattaforma appositamente creata si faceva credere al gioco di essere in LAN e invece si era online. Giocavo nel 1995, gennaio 1995, questo è il primo gioco a cui mi sono davvero appassionato online, e si faceva le nottate a tirarsi delle gran rocchettate nelle palle, veramente fantastico, mi ricordo ancora. Questo è un gioco appunto che è uscito della 3D Realms, che ormai è defunta 3D Realms. Andiamo a aprire la scatola, vediamo un po' cosa c'è all'interno, eccolo qua. Il giornalino, una volta si usavano questi da mettere nei CD, fantastico ragazzi, fantastico. E poi il CD originale di Duke Nukem 3D, vediamo un po', questa è tutta la... è un CD-ROM chiaramente ragazzi, eccola qua, fantastico. Rimettiamo tutto a posto, se no va in giro. Perfetto, Duke Nukem. Andiamo a vedere un altro gioco della collezione del Duca e andiamo sull'MMO che più mi ha ammazzato, che più ho giocato, che più mi sono fatto un culo così, che più è diventata veramente la droga. Ultima Online, prima di World of Warcraft, Ultima Online. Quanto cacchio ho giocato a Ultima Online, vedete qua. La scatola veramente, erano veramente delle opere d'arte queste scatole, spettacolo. Ultimo Lifestone era uscito nel 1998, fatemi vedere se dico... nel 97, io l'ho preso a gennaio del 1998, uscì alla fine del 97, l'ho preso online su eBay di contrabbando perché in Italia non veniva assolutamente venduto, giocavo sui server statunitensi con una lag devastante, infatti ai tempi avevo la linea ISDN che però garantiva un buon ping,
No, ai tempi non avevo la linea di SDN, non ce l'avevo ancora, me l'avevano ancora comprata i miei. Avevo la linea normale, 56K. Non sto neanche a spiegarvi come andava, ragazzi. Disastro. Forse 28.8 e 33.6. 33.6 avevo. La prima 28.8, 33.6, poi 56K e poi gli SDN. Un altro precursore di World of Warcraft nel grande mondo di MMO fu Dark Age of Camelot. Fantastico questo. La sua peculiarità era il regno contro regno, real versus real, non è mai stato raggiunto, è stata una chimera per molti videogiochi di questo genere riuscire a raggiungere la perfezione e il bilanciamento che aveva questo real for real. Aveva tantissime classi, aveva tre diversi regni uno contro l'altro e nonostante questa grande varietà di classi, questa varietà di regni, riusciva a rimanere tra virgolette abbastanza bilanciato. C'era da farsi anche questo un culo così come ultimo online per expare il personaggio, ma comunque gioco veramente indimenticabile, uscito nel 2001. E dopo questo chiaramente uscì il leggendario, l'inimitato, l'inarrivabile, oh, che mattonata, la Collector's Edition appunto di World of Warcraft. Fantastica, c'è dentro il libro, non sto qua a aprirlo ragazzi, comunque è pieno perché pesa una quintalata. È la versione che avevo preso al day 1, io l'avevo presa al day 1 al Media World, la cercavano in tutta Italia, io andai al Media World, mi ricordo, nella mia zona, e trovai questo splendido box con dentro tantissime fotografie, gli artwork appunto dei personaggi, e c'era dentro anche la colonna sonora, c'era dentro i CD del gioco e c'era dentro anche la mappa di stoffa, ce l'ho ancora chiaramente, con i continenti di Azeroth, ossia come erano all'uscita del Vanilla, con i due continenti distinti. Quindi eccezionale anche questo. E poi andiamo su qualcosa di più recente, l'ultimo, forse l'ultima collector's che ho comprato, sì, perché poi non ho guardato, poi mai si fa tutto di digital delivery. Andiamo, oh mio Dio, andiamo di Half-Life 2 boxata in metallo. Digital delivery ormai ha preso piede, quindi uno cerca di risparmiare, cerca di non prendere le collectors, e comunque i giochi che mi interessavano li ho presi. Mi piacerebbe avere la collectors di The Witcher 3, ma non è possibile più trovarla, se non spendendo delle cifre astronomiche, quindi purtroppo me la tengo così. Anche la collectors di Dragon Age Origins mi piacerebbe avere. Vedrò se riuscirò a trovarle, se avete qualche informazione in merito. E questo uscì chiaramente nel 2004, e gioco assolutamente fantastico, in attesa appunto del nuovo Half-Life 3, diciamo, se mai uscirà, speriamo, e se mai vedrà la luce. E quindi ragazzi, allora ricapitoliamo: su questo canale faremo di tutto tranne che giocare ad Hearthstone. Spero di riuscire a starci dietro nel miglior modo possibile, chiaramente con i tempi che ho a disposizione. Sicuramente cercherò di caricare almeno un filmato ogni 10 giorni, ogni 7 giorni, con magari un nuovo gioco o qualcosa di simile, no? Magari se c'è una pausa da Hearthstone, per dire, se c'è un momento di che appunto, come dire, il meta si è stabilizzato, i mazzi li ho pubblicati tutti, c'ho un po' di spazio, magari faccio un video in più per questo canale e un video in meno dall'altra parte. Giocheremo, come vi ho detto, FIFA 16 inizialmente, giocheremo sicuramente Heart of Stone, su quale punto molto, sono 10 ore di gioco, ma secondo me sono molte di più se giocate in maniera corretta. Chiaramente non vi porterò ogni singolo minuto di gameplay, ma le parti più interessanti e più forse divertenti. Rocket League, altri giochi, magari andremo a riprendere anche i giochi del passato rimasterizzati, quelli che secondo me hanno un valore a livello sia videoludico che di interesse, che di mio personale gusto, più interessanti. Quindi andremo a vedere tante belle cose. Poi aspetto anche le vostre proposte interessanti, proposte che aiutino anche questo canale a crescere, perché mi piace variare e comunque mi piace fare cose diverse. Allora ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione. Iscrivetevi a questo canale, faremo anche qua qualche contest, faremo tanto gameplay, faremo sicuramente delle gran risate. Allora vi ringrazio ancora, un saluto, alla prossima, ciao!